Ciao carissimi, benvenuti e ben ritrovati a tutti in Calabria. Il video di oggi so che molti appassionati come me di auto d'epoca lo stanno aspettando da un po' di tempo, soprattutto per chi è appassionato della mitica Panda 4x4. Nel mese di aprile, se avete visto i video precedenti, vi avevo comunicato che ho acquistato questa Panda Sisley 4x4 del 1987. Vi avevo mostrato le condizioni, che non erano eccellenti, e proprio in questi giorni abbiamo iniziato a restaurarla. Ma perché ho acquistato questa macchina? Cosa c'entra la Panda con Sfizi di Calabria? Beh, innanzitutto la Panda ormai è un'icona italiana, ma impersona perfettamente lo stile di questo canale. Qual è? Che con la semplicità si arriva dappertutto. E io voglio sistemarla, perché? Perché voglio portarvi tutti virtualmente dentro questa mia Panda per farvi vedere posti dove magari sono poco comuni, posti dell'entroterra, zone montane dove c'è un panorama mozzafiato e dove andremo a preparare proprio lì, in questi posti, dei piatti strepitosi. Però non vi voglio anticipare troppe cose, perché facciamo le cose come al solito, sempre a gradi. Bene, allora vi dicevo che abbiamo iniziato finalmente il restauro. Durante questo mese mi sono procurato gran parte dei ricambi che mancavano e devo dire che non è stata un'impresa semplice. Ancora me ne mancano un po', però nel frattempo abbiamo iniziato con la carrozzeria e vi mostro i lavori come stanno procedendo. La Panda 4x4 nasce nel 1983, fu prodotta in più versioni, ma quella che io cercavo, ed è proprio questa qui, forse la più amata, è proprio la versione Sisley, che si differenziava dalle altre per un numero maggiore di accessori e un interno particolare. Pensate che il suo costo si aggirava intorno ai 10 milioni, mentre per le altre versioni si stava tra i 4 e i 5 milioni. La prima cosa che ho fatto, prima di fare una lista su tutti i lavori che c'erano da fare e tutti i pezzi che andavano ricercati, è stata fare una bella lavata, perché sinceramente faceva un po' schifo anche starci dentro. Poi ho fatto un piccolo test giusto per provare la trazione e finalmente abbiamo iniziato a smontarla. Devo dire che già mi ero accorto all'inizio che non godeva di ottima salute, però quando prendi una macchina di 30-40 anni le sorprese inizi a trovarle man mano che smonti tutti i pezzi. Di questa qui in particolare mi ero accorto che c'erano molte parti arrugginite. Beh, la Panda d'altronde era una macchina per la montagna, per la caccia, per il contadino, per andare a legna, per andarci sulla neve, e dopo 35-40 anni quello che ti trovi è questo spettacolo qui, completamente arrugginita. Ma l'aspetto peggiore non è solo questo, è che nel corso degli anni tutti i lavori che gli sono stati fatti malissimo. È piena di rattoppi, di pezzi aggiunti, di saldature di lamiere, e qui sotto era tutta piena di schiuma espansa. Ne abbiamo tolto davvero un casino. Guardate i fondi all'interno. A vederli così erano interi, in realtà c'erano ben tre strati di saldature su saldature e catrame, così come sui passaruota, sono tutti rattoppi di lamiera che non c'entrano nulla. La parte posteriore, dove poi andrebbe attaccato il gancio traino anche, è tutta marcia. Questa è la parte del cofano, pure questo pezzo andrà tagliato e sostituito. E qui sotto, man mano che si smonterà, non mancheranno ad arrivare altre sorprese. Guardate il cofano. Intanto qui è stato tagliato completamente la prima metà del fondo lato guida. Si ripristinerà e poi si passerà all'altro lato. Qui in questo punto era pieno di pietre che hanno rigato tutto il semiasse. Adesso vi voglio far vedere il fondo che abbiamo tagliato. Vi faccio vedere quanti strati di lamiera c'erano.
Guardate qui, addirittura tre strati, per non dirvi del peso inutile che questa pandina aveva caricato sulle spalle. Ma adesso che è nelle mie mani, il suo destino è completamente cambiato. A me piace fare le cose per bene e questo brutto anatroccolo avrà una nuova vita. Questo è il passaruota posteriore, completamente pieno di rattoppi e saldature inutili e fatte male. Ragazzi, qua ho bisogno davvero anche del vostro supporto morale, perché è davvero sconfortante questo scenario. Ma già so che alla fine, dopo tanto, ne varrà come sempre la pena. Benissimo, se questo progetto appassiona anche te, mi raccomando, fammelo sapere nei commenti, lasciami qualche consiglio sui lavori e soprattutto se lo guardi il video dalla pagina Facebook metti mi piace, o se lo guardi dal canale YouTube iscriviti al canale, così sarai aggiornato sia sulle prossime video ricette che sui video riguardanti il restauro di questa mitica italiana. Un abbraccio a tutti dalla Calabria e alla prossima da sfizzidicalabria.com.